Dopo quasi un mese di discussione, in Consiglio regionale si fa sempre più ingombrante lo spettro del maxiemendamento calato dalla Giunta per venire a capo della proposta di legge 75, cioè delle modifiche dell'amministrazione Zingaretti al piano casa Ciocchetti. In aula i lavori procedono a rilento, qualche decina di emendamenti è stata trattata, ma sono oltre 2000 quelli presentati per un testo che intende innovare il lavoro della Giunta Polverini. La più importante è sicuramente quella che impedisce lo stravolgimento dei piani regolatori con l'azzeramento delle premialità per le aree libere dei piani attuativi. Questo avrebbe consentito in molte situazioni milioni di metri cubi non preventivati nei piani delle città che hanno adottato il loro piano regolatori e per noi questo era francamente inaccettabile. I margini di miglioramento del testo riguardano anche altri settori. Ma forse tutta la parte procedurale dei comuni che può essere snellita per consentire una migliore e più fluida applicazione della legge, forse quella è una parte su cui ancora possiamo mettere qualche correttivo. Ma anche sul prolungamento c'è una discussione. Io personalmente, diciamo, lo aggancerei alla legge che è in preparazione diciamo, la riqualificazione urbanistica, sulla rigenerazione urbanistica, perché dal mio punto di vista, molto modestamente, diciamo, il futuro non è tanto nelle nuove costruzioni quanto invece ad esempio nella demolizione e ricostruzione, diciamo, di edifici fantasma che ci sono nelle nostre città, nei nostri comuni e, ahimè, anche nelle nostre campagne. Allora, approvare quella legge, rendendola non un'eccezione ma una legge stabile e riuscire ad agganciare il piano casa, che oggettivamente è una norma eccezionale, a quella data servirebbe, diciamo, per dare certezza sia ai cittadini che agli operatori del settore. Noi abbiamo cambiato completamente, cioè questo piano casa è un piano casa completamente stravolto rispetto a quello della Polverini, ci sono alcuni elementi. Diciamo che sono anche un po' critici, chiaramente. Quindi su questi temi noi stiamo lavorando come gruppo alacremente per cercare di migliorare il più possibile il testo di legge. Abbiamo in particolare un emendamento importante che ho presentato io insieme alla consigliera Venali, che riguarda l'efficienza energetica, quindi la possibilità negli edifici che possono essere demoliti e ricostruiti, quindi con la stessa cubatura, avere l'efficienza energetica in classe A, che significa portare queste case, come per dire le case di Bolzano, insomma, che sono note per la loro efficienza energetica. Questo sarebbe un grande lato positivo di questa legge, perché darebbe anche un indotto, diciamo, da parte di tutto il mondo, insomma, della green economy che si occupa di queste cose. Un altro tema importante che andrà risolto, presumibilmente nell'ambito del maxi emendamento, sarà la durata della proroga del piano casa. Una proroga di 24 mesi, abbiamo detto 36 mesi, ma anche 24 mesi, potrebbe dare già una risposta e allora c'è pure uno slancio nella ripresa economica. Gli spazi per trattare sembrano ridursi a lumicino ogni giorno di più. In aula è molto difficile in questo momento, diciamo, ci sono più di 1000 emendamenti, adesso il numero esatto, no, che sono di tipo ostruzionistico. Soprattutto da parte del Movimento 5 Stelle, che ha una posizione che è quella di non discutere questa legge completamente, quindi non c'è un modo per arrivare a un accordo. Per noi più di 1000 emendamenti significa che non finiamo più per i prossimi 2 anni, insomma, quindi a certo punto le leggi o vanno fatte o non vanno fatte. Noi riteniamo che questa legge va fatta, perché faceva parte della nostra campagna elettorale, però va fatta nel miglior modo possibile. Quindi questa è una legge, io la definisco da magliette sudate. Diciamo, quando alla fine riusciremo tutti con le magliette sudate, speriamo di aver fatto qualcosa di buono e di positivo per i cittadini. L'opposizione non sembra avere una voce sola rispetto all'arrivo del maxiemendamento, che sarebbe una tagliola per la discussione. Il maxiemendamento è uno strumento che di solito si adopera di fronte a un feroce ostruzionismo. Quello ostruzionismo sta facendo la maggioranza. Io ho provato un po' di imbarazzo, era il mio turno di presidenza dell'Assemblea oggi pomeriggio e alla richiesta del numero legale si sono salvati solo per la mia presenza sullo scranno più alto e quindi non potevo essere assente. Il che vuol dire che sono latitanti numerosi consiglieri di maggioranza. E allora contro chi lo presenta il maxiemendamento? Contro la sua maggioranza, Zingaretti? Questa è una questione, insomma, che mette qualche curiosità. A me meraviglia che si stiano facendo sedute da 3-4 ore l'una per 2 giorni a settimana. Come
come quasi che si voglia far scorrere il calendario per poter dire sono 20 giorni che siamo lì, in realtà siamo stati poche ore. Io credo intanto che la maggioranza ha le idee molto confuse su questo piano casa, perché se non vuole più il piano casa basta ritirare la proposta di legge 75, quella che attualmente è in discussione in aula, e il piano casa scade naturalmente il 31 gennaio del 2015, quindi tra qualche giorno. Non ha senso modificare il piano casa e non apportare nulla di nuovo, nulla di migliorativo. Se questo è, allora noi siamo d'accordo a fare tutti i maxi emendamenti, quello che vogliono. L'importante è che arrivano a delle determinazioni, che facciamo una legge nell'interesse della gente, nell'interesse dell'economia e nell'interesse dei fruitori poi del piano casa.